Kate Middleton ha annunciato di avere concluso la chemioterapia prevista per il suo cancro, ma non mancano le polemiche. A differenza di quanto accadeva ai tempi della regina Elisabetta, che voleva che alcune questioni interne alla royal family restassero private, ora Re Carlo e i suoi parenti più stretti preferiscono essere trasparenti con i sudditi. Questo può contribuire a ridurre le distanze che spesso si possono avvertire e a considerarli solo come dei privilegiati, per questo sia il sovrano sia la nuora Kate Middleton non avevano esitato a parlare apertamente del cancro che era stato diagnosticato a loro a inizio anno. Entrambi si erano sottoposti a interventi che sembravano essere di routine, ma gli approfondimenti successivi hanno evidenziato la diagnosi, richiedendo di doversi sottoporre alla chemioterapia. La futura regina ha così preferito interrompere gli impegni pubblici per un periodo, consapevole di come le cure avrebbero potuto avere effetti pesanti, oltre a voler trascorrere questi mesi così difficili per lei al fianco del marito William, che l'ha sostenuta in modo costante, e ai loro tre bambini. Troppa solerzia nelle cure per Kate Middleton? Solo pochi giorni fa è stata Kate Middleton stessa ad annunciare con un video di avere finito la chemioterapia, mettendo in evidenza quanto alcuni giorni siano stati pesanti, come sa bene chi si è sottoposto a questo trattamento. A differenza del filmato in cui parlava della diagnosi che aveva ricevuto, la principessa ha puntato su qualcosa in movimento, così da renderla ancora più simile a chi la ascolta, con una serie di immagini in cui si notano i momenti felici con i suoi figli e uno in cui lei mette la testa sulla spalla del marito, come si fa spesso in coppia. Le sue parole hanno certamente permesso a lei e a tutti i suoi cari, ma anche a chi la apprezza da quando è entrata a far parte della famiglia reale, di tirare un sospiro di sollievo. Lei ha infatti solo 42 anni e dei figli da crescere, che desidera seguire in prima persona pur godendo di tanti privilegi. Nemmeno una notizia come questa, che dovrebbe essere fonte di gioia anche per chi non ha ovviamente modo di conoscerla di persona, è però bastata per tenere a freno le polemiche. C'è chi pensa in Gran Bretagna che lei abbia approfittato del suo status per poter avere una via preferenziale per curarsi in maniera più veloce, farlo sapere come ha fatto lei sarebbe quindi secondo alcuni una totale mancanza di rispetto verso i malati cancro britannici, che si ritrovano invece a dover sottostare a trafile lunghissime. E già questo non può che essere gravissimo, per chi ha un tumore la tempestività è provvidenziale. Alcuni media inglesi non hanno mancato di sollevare dubbi a riguardo. Le tempistiche con cui si è passati dall'intervento alla diagnosi, per poi iniziare praticamente subito con la chemio, non possono che far pensare a una corsia preferenziale pensata per lei. In realtà, lei è una delle componenti più importanti della Royal Family, è naturale che non abbia dovuto stare mesi in attesa. Tanti non hanno però gradito il suo ultimo annuncio, diversi suoi connazionali non riescono ad arrivare al suo risultato così velocemente. Come messo in evidenza dalla BBC, la corona è sovvenzionata dai britannici, che hanno quindi tutto il diritto di sapere cosa accade ai suoi membri. Non parlare apertamente con i media, come è accaduto finora, permetterebbe loro di sottrarsi a eventuali domande scomode che potrebbero evidentemente essere fatte. Usare i social è invece per loro un modo per accorciare le distanze, anche se in casi simili è quasi impossibile tenere a bada le voci negative, che ci sono sempre e comunque,